Sud Legno Group. Vogliamo vedere di cosa si occupa e scoprire quali sono i prodotti della falegnameria? Seguitemi! Marco Gongiu, ci può parlare dell'azienda, di cosa si occupa? Ci occupiamo della lavorazione del legno, in particolare infissi su misura, porte, arredi, sempre su misura e su commessa. Oltre al legno, qui vedo anche intorno in giro del sughero, quindi c'è una diversità di produzione di materiali utilizzati. Già da parecchi anni stiamo sviluppando e prototipando delle novità attorno al sughero. Già nel 97 abbiamo brevettato un infisso a taglio termico con del sughero in mezzo. Poi ci stiamo spostati sul settore degli arredi e delle sedute, dove attualmente produciamo delle sedie, delle poltrone in sughero, completamente in sughero, senza viti e senza oggetti metallici che reggano appunto le sedute. Attualmente stiamo sviluppando un progetto per un letto in sughero, dove ha delle caratteristiche, delle proprietà uniche, perché il sughero è un antistatico. Abbiamo realizzato un letto certificato antistatico, senza viti e senza chiodi, e si monta senza un cacciavite. Quindi un progetto innovativo, quello che in realtà attualmente, oggigiorno, è molto richiesto, l'innovazione anche nella progettualità, evitando di utilizzare viti. Assolutamente, questo è quello che stiamo cercando di mandare avanti, questo progetto che è salutare anche per il corpo, perché essendo antistatico uno c'è un riposo più rilassante, e non con il ferro, dove le cariche elettrostatiche disturbano la qualità del sonno. Vedo che ci sono diverse tipologie proprio di legno. Sì, proprio perché è un'azienda artigianale. Abbiamo vari settori e ogni settore sviluppa una parte del progetto. Che cosa state creando? Questa è una bussola per una chiesa del Settecento, commissionata dal parroco di questa chiesa su un progetto di un architetto della sovrintendenza di Cagliari. Quindi un progetto fatto proprio su misura, anche esatto, per una chiesa. Sviluppiamo in vari settori, qui abbiamo un settore dove si costruiscono dei mobili, sempre su disegno e su misura. Poi più avanti abbiamo il settore dove realizziamo gli infissi, sempre su misura e su commessa, la maggior parte per ristrutturazione, ripeto. Qui stiamo sviluppando il progetto del letto in sughero, il nuovo prodotto che stiamo sviluppando, dove completamente senza una vite e un chiodo, insomma. Come si chiama? Un nome questo? Questo si chiama Bisu. Che significa? Sogno. In sardo? In sardo, Bisu è sogno. E la casa proprio produttrice che avete creato per realizzare il... La casa produttrice si chiama OTQ Design. Perché OTQ? OTQ perché in dialetto sughero si chiama Otigo, e quindi OTQ, se tu lo pronunci velocemente, parli di sughero, insomma, si parla di sughero. Questo è un progetto sviluppato da mio figlio, che è un designer prodotto, quindi sempre all'interno dell'azienda, anche lui sta cominciando a mettere in mano, insomma, le nuove generazioni, a ridare un po' di cambiamenti
alla falegnameria in generale. Quindi. Al tipo di produzione. Vedo che è molto, molto, è bello, cioè è una novità.